Eccoci qua su Xenoverse per Aspradastra. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. È un po' che mancava Xenoverse e beh, sono stati mesi di fuoco per i brand Pokémon. Da prima Diamante Lucente, poi Leggende Pokémon. Ma oggi sono pronto per tornare su Xenoverse e completare le cose che ho lasciato in sospeso. Quindi direi di non perdere troppo tempo e di cominciare con qualcosa di leggero. Quindi la sfida contro Gold per quest'oggi. O oro, se preferite oro. Oro è il personaggio più forte di tutto il mondo Pokémon, c'è poco da dire. Ok, andiamo qui, perfetto. Dunque, per incontrarlo bisogna però prima affrontare Tarassaco o Tarassaco, che si trova al percorso 13. La strada è quella che ho appena fatto. Dunque, potrei usare qualche repellente, ma per arrivare da Tarassaco è un attimo. Infatti lui si troverà qua sopra. Eccoci qua. Link, come ci sei finito tra questi monti innevati? Ma così giravo. Ah, ti stai recando a Tauro Nordia. La traversata è tutt'altro che facile, ma so per certo che per uno come te sarà poco più di una passeggiata. Beh, per quanto mi riguarda, sto raccogliendo dei dati sui Pokémon che popolano questa terra innevata. In confronto, quelli della grotta Zero Kelvin sono dei viragnellini, non è così? Non ha tutti i torti. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che sei riuscito a destreggiarti molto bene tra queste belve. Niente da fare, il mio spirito da ricercatore riesce sempre a farmela. Sono davvero curioso di vedere con i miei occhi di cosa sia capace un allenatore del tuo calibro. Battiti con me, forza! Ero certo che non ti saresti tirato indietro. E ora fammi vedere di cosa sei capace. L'altra volta non l'ho affrontato perché mi sa che neanche ci ho parlato, a dire il vero. O forse ho semplicemente detto di no, non ricordo con precisione. Ma però mi manda un Pokémon acciaio così, proprio di getto. Male che può fare è un attacco roccia, esagerando, contro un Pokémon volante. Ingracolpo. Ho acciaio comunque, non... o acciaio o roccia, non può fare molto. Beh, anche elettro se ce l'avesse, non è che non può. Tortunator, cavolo. Ora ho paura. La squadra è quello che ha perché mi servono Ho-Oh e Lugia per arrivare da Gold, quindi... è questa. Però caro mio, Ipernova. fa male. Porygon Wes. Mamma mia. Oddio, sarà tipo folletto? Tu sta a vedere che è tipo folletto. Me lo sento. No. Non è tipo folletto. È tipo... drago? Sto pensando alle implicazioni che potrebbe avere quel Porygon con il tipo drago. Cioè nulla. Vabbè però, Alakazam. Chi ha ancora? Wisteria. Ah, ho capito qual è. Boh, mando a Harrock un attimino per vedere. Ho capito chi è, ma non ricordo che tipo sia. Ah, forse è erba, sì. Acrobazia. No, non è erba, è solo verde. Ah, tipo suono. Ok. Vabbè, comunque va bene. No, erba perché, vabbè, è verde, ovviamente. Rimanda Klinklang. Allora, andiamo Ho-Oh, dai. Tra l'altro, bello sto Ho-Oh. Guardalo lì. Un ceppo. Ciao, Klinklang. Oddio, lotta un po' pesantuccia, non per dire. Però, vabbè, dai, si è fatta. Il futuro è qui. Dopo averti visto all'opera, posso dire di nutrire ancora più speranze nelle future generazioni di allenatori. Link. Di recente ho sviluppato questo nuovo update che apre nuove frontiere tecnologiche a Porygon 2. Tieni, voglio regalartelo. Update Wes, quindi se abbiamo un Porygon 2, a parte invece che fare Porygon Z. Bene, qui la mia ricerca è finita. Direi che è il momento di tornare a Vetta Polare per trarre le mie conclusioni. Link, ci sarebbe una piccola faccenda da sbrigare che secondo me farebbe proprio al caso tuo. Se ti interessa saperne di più, sai dove trovarmi. Bye bye. Alakazam, andiamo. Ok. E ci lascia qui. Quindi noi dobbiamo andare per di qua e arriviamo qui poi a Tauro Nordia. E quindi devo prendere per forza questo percorso della grotta. Prima quindi era chiuso forse. Allora, devo andare per di qua, credo. Pare di sì. Qui però ci sono strumenti, vero, che non ho preso. Esatto. Pietra focaia. Ah, vabbè, non ne faccio nulla.
questo? Beh, nel caso non è la strada giusta, ci vuole un attimo a tornare, no? Ah, però se vado per di qua posso proseguire invece. Oh, un venditore? È un venditore lei? Questi qua tutti quanti li affronto. Dovrebbero dare caramelle rare, ma non tutti. Oh, questo era il penultimo allora, forse ne ho mancato uno prima. Osso raro, ma questo posso rivenderlo al limite. No, non c'è molto da fare, devo per forza tornare dentro la grotta, quindi devo prendere una strada ancora più... che si addentra ancora di più, forse. Eccola, ovviamente. Non so, qua fuori? Dove si va? No. Velocità X. Però io devo salire. Ah, ghiaccio addirittura. Ok. Strano. O devo scendere? Ah, no, 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 qua è dove sta Oho. No. Allora devo salire, giusto? Yeah. Macchina tecnica MT5. Oh, è là. È mica male vampata, eh. Ok, bene. Allora direi che ci siamo. Percorso 13. Yeah. Ah, quello è un allenatore. Pure questo. No, vabbè, magari questi ci ritorno. Qua è impossibile affrontarli così. Voglio prima arrivare al checkpoint. Che sarebbe la città, tipo un checkpoint, una città, no? Bene, bene. Tauro Nord è ad ovest. Bene. No, no, no. Voglio arrivare alla città, dato che ci siamo. Ma queste rocce qui... Ah, non si possono sciogliere. C'era solo l'albero ghiacciato. Attenzione alla host. Ovviamente anche il centro Pokémon. Il centro Pokémon è sempre a tema con la città, eh. Qui il vendor che scompare. A che è, oh? Ah, il biglietto di Tarasaco. Mi pare si chiamasse l'isola Shinobi. Ok. C'è un biglietto aereo. Puoi parlare con all'aeroporto Samuel Hawk. Sayonara. Ma ci andrò prima o poi. Chissà in quale episodio però. Perché avrei altri due episodi oltre questo. Non c'è molto, vero? Ah, forse qui c'è qualcosa. No. Eccola, mi sembrava strano. Lei doveva stare da qualche parte, Castalia. Link, infine, ha mantenuto fede alla promessa di venire a farmi visita. Allora, che te ne pare della mia Tauro Nordia? Carina, ospitale. Molto... molto... giotiana, se vogliamo. Simile ad Amarantopoli. Immagino sia stata dura spingersi sin qui, ma i più abili sanno sempre farsi strada nel giro di questi monti. E dopo tutto tu sei prescelto, era in dubbio che ci riuscissi. E quindi che facciamo? Ah, questo enorme palazzo alle mie spalle, vero? A casa tua? Come gli altri cardinali della regione, anch'io possiedo una personale dimora. La pagoda del cardinale. Bella. Non prende fuoco, vero? Dopo quello che è successo a Johto. Ora però devo fare il ritorno a Monte Zodiaco. Sono stato qui fin troppo a lungo. Hai un incarico da svolgere, ovvero stare alla Lega Pokémon e aspettare i tuoi rivali. Devo arrivare alla vetta boreale. È una sfida ardua. Ma ci proverò un giorno. Anche perché devo arrivarci ora. Zai-chan Link, non so leggere il cinese, mi dispiace. Ma è permesso del cardinale, ce l'ho. O devo sconfiggere Gold prima? Perché se vuoi lo faccio, vado a farlo ora, guarda. Yes. So che la strada qui è bella lunga. Non so quanto, ma lo è. Quindi rimbocchiamoci le maniche. Ovviamente farò dei tagli, velocizzerò alcune parti. Perché se no è impossibile farla in tempi umani. Potrei prendere l'overboard, ma non sono incapace di controllarlo. Nido boreale, il miracolo delle lande ghiacciate. Bene, addentriamoci. Oh, cavoli. Qua il posto è un labirinto, secondo me. O forse no. Bella la musica del surf qui, me l'ero scordata. Ah, no, qui il percorso è abbastanza lineare. Ma uso un altro repellente in caso.
Allora, il percorso mi sembra piuttosto lineare. Ho visto che ci sono altre vie da prendere, però. Dopo magari... Sì, sapevo che serviva Nohoho e Lugia, quindi ho fatto bene a prenderli. Quindi io per il momento basta che vado dritto e poi... Magari se prendo le altre strade trovo qualcos'altro, giusto? Tipo qualche oggetto, qualche Pokémon diverso, magari. Perché alcune cose le so, ma non tutte. Io continuo ad andare dritto, poi vediamo dove mi porta. Ok, pare che sto andando bene. Perché se c'è l'omino che ci porta all'entrata vuol dire che stai andando bene. Come? Ah, ok, ci arrivo da là. Certo che è davvero intricato, eh. Ci vuole il suo tempo a trovare tutte quante le strade, a provarle. Sì, eccolo, eccolo. Sono pronto a prendere tanti di quegli schiaffi. Che non avete un'idea. Gold qui fa come red, come rosso in oro e argento. Non credo di avere i Pokémon al livello necessario, ma facciamolo. Mi sembrava strano che fosse, infatti. Non avrei mica creduto sul serio che fosse rimasto congelato. Avresti dovuto vedere la tua faccia? Che spasso. Ti fanno credere che sia Red, invece no. Beh, così l'immagine inganna, eh. Sarò anche stato un suo allievo, ma il mio umorismo non lo devo certo a quel taciturno di rosso. È tutta farina del sacco di Gold, che poi sarei io. Sai, anche dalle mie parti c'è un monte come questo sul quale gli allenatori temprano lo spirito. Però già è occupato. Un'amica di vecchia data mi aveva convocato qui per cercare un compagno scomparso. Ma a quanto pare ci ha già pensato qualcun altro a ritrovarlo. L'idea di un viaggio a vuoto mi avrebbe seccato, perciò ho approfittato dell'occasione per allenarmi quassù. Allora che ne dici? Ti va una bella lotta? Sì. Sono bello tosto, ti avverto. Senti che senti Lost. Boia, bella. È ovvio che abbia un Pokémon nuovo, sì. Anche più di uno. Bella, porca miseria, bella. Chitarra sintetica, però è bella. Che tipo è? Però c'è anche il tipo erba in lui. Erba roccia. E invece è tipo acciaio. Erba roccia è difficile da scegliere. Colpo basso. Vai, vai, vai. Questo. Bravo. Però non è da stab. E spine ferrate è una piaga. E il fuoco bomba. Ma perché ritira? Sei noioso, Gold. Fatti colpire, no? Mando Lugia. Voglio vedere se fa gelo raggio. Cioè, nel senso, se mi attacca con gelo raggio nel qualora avessi Lugia in campo. Certo ci stiamo a prendere delle pizze entrambi. Se metto pioggia danza, poi si resetta la hail dopo. Ah, gelo raggio. Ti prego, colpiscilo. Grande.
Mentine è volante acqua. È un tipo bruttissimo da avere contro. Sabolt. Non l'ho mai usato. Non so come farlo evolvere. L'unico attacco che posso fare super efficace è Locomvolt. Oh, idropompa fallisce, grande! Cos'era? Non ho letto, non ho letto, non ho fatto in tempo a leggere. Però vabbè, Mentine è andato. Mo manderà sicuramente... Ambipom? Tecnico sì, fa male tecnico. Ti mando Tianlong. Fanghiglia che viene potenziata dalla pioggia. Ok, la hail, non c'è la hail, attenzione. Doppio colpo, com'è super efficace. Certo. Ipernova. Dai, resisti, grande. Grande. Porca zozza. Devo ricaricarlo due volte. Ah, doppio smash va? Tontolone, perché doppio smash è fatto? Oh, ecco chi ha Raikou. Lo sapevo. L'ho detto che c'aveva gold Raikou. L'ho detto. Aia. Devo stare attento. Ok. Se Ipernova va a segno... Grande. Ipernova potrebbe fallire. Non è bella. Poteva far aprire a brutto colpo. Mi risparmiavo una... un attacco. Ancora Ambipom. Mo cambio, sì, cambio. Mandoho. Per forza. Lì... Cavoli. Cavoli, che disastro sta lotta. Mamma mia. Tremenda. Ricarico al massimo Harrock. Ok, ok, ok. Buono. Buono. Mi prendo un turno. Mi riporto in vita Lugia. Che fa lui con... Rotolamento. Boia. Cacchio, 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 cacchio. Non ho ricaricato Tianlong. O resisto in qualsiasi maniera possibile, o Rotolamento deve fallire. So che Fanghiglia avrebbe fatto super efficace, ma Ipernova è da stab come Fanghiglia, sì, però... Perfetto. Dai che la regge, dai che la regge. Oddio, forse no. Questo è il livello massimo di Rotolamento. Brutto colpo alla fine, perché? Brutto colpo alla fine. Perché brutto colpo alla fine? Me lo spieghi? Lugia, dimmelo tu perché brutto colpo alla fine. Pioggia danza, incendio. Doloso. Anche meno, Anche meno. Cavoli. Un'altra volta incendio. Allora, Tianlong, ascoltami bene. Ti parlo vicino al microfono così mi capisci.
fanghiglia non deve missare. Non ha missato. Ma neanche va bene così. Ancora sto coso. Che disastro che è sta lotta. Non si può raccontare in giro. Questa è fantastica perché lui sta facendo solo metà testata. Ho usato Elisir, ho ricaricato alcuni Pokémon e ora andiamo di Ipernova. Però il brutto colpo lo fa quando? Proprio quando non serve. Io spero che... Ok, non ha altre ricariche totali a quanto pare. Il pezzetti... Oh, ha fatto due brutti colpi di fila e ha tentennato pure! Ha tentennato, ma ti pare logico? E dai! Ma non lo so, guarda, proprio tutte le sta a prendere, proprio quando non serve tutte le prende. 72, buono. La difesa è stupenda. Oddio, sto Ambipom ancora, è vero. Proprio resiliente, eh. Sì, strengete. Maledizione a te, quanto sei resiliente. Oh, ciao. Tanti cari saluti. È l'ultimo, vero? No, ancora un altro ce n'ha dopo. Vabbè, allora, per evitare brutte sorprese, flusso drago, così lo mando KO, sicuro. Anche ne fa uno solo, è perfetto. E mo l'ultimo chi è? È Raikou! Ancora viva Raikou, vero? So Squatch! Ah! Amico mio però, un po' più... No, Bora. Oh! Attenzione, forse non lo mando KO, ma... Oh, che bello! Allora, Hyper Potion! Hyper Potion! Ci hai creduto, piccoletto, eh? No, un'altra Hyper Potion! Yeah! Vinta! Non so con quale grazia divina ce l'ho fatta, ma ho vinto. Yeah. Wow, i miei piccoli amici! Piccoli, quei cosi erano piccoli? Déjà vu? Più o meno. Che è, Eddie? Siete tutti così forti? Qualcosa mi dice che mi tratterrà ancora per un po'. Non farti problemi a tornare se vorrai lottare ancora. Sarò sempre pronto ad accettare la tua sfida. E quindi finisce così? Mi lasci così? Wow! Posso tornarmene giù con la funzione MN, vero? Sì, si può, bravi. L'avete implementato, meno male. Beh, quindi, anche se ora dovessi perdere contro qualche allenatore scrauso di questa zona, non conta perché comunque sia sono più forte di Gold, quindi... Va bene, sono più forte di questo gioco ora. Cioè, degli NPC si intende. Oh, che bello. Allora, per questo video direi che è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito. È stato bello tornare ancora una volta su Xenoverse. Vedrò di farci un altro paio di episodi almeno, perché quella specie di DLC dovrebbe essere un pass per il DLC quello. Mi intriga molto. Ad ogni modo, in descrizione trovate i link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.